Buongiorno e benvenuti all'appuntamento con l'informazione da TEF Channel News. Apriamo con una notizia appena giunta in redazione e si tratta della richiesta e dell'ottenimento da parte della Regione Umbria dello stato di calamità naturale a causa della siccità. La Regione Umbria infatti ha chiesto e ottenuto dal governo che sia riconosciuto lo stato di calamità naturale per far fronte ai pesanti danni che la perdurante siccità sta provocando al settore agricolo. La Regione inoltre ha messo in atto un pacchetto degli interventi per contrastare la crisi idrica e garantire il fabbisogno irriguo, fino alla recente approvazione del piano per l'emergenza idrica 2012, per il quale sono già disponibili 6 milioni di euro. E sempre sul tema siccità, vediamo l'altro risvolto purtroppo che penalizza il territorio. L'Umbria infatti continua a bruciare a causa degli incendi, spesso causati da piromani, come ci dice nel servizio Paola Costantini. L'Umbria continua a bruciare. L'arsura e la siccità favoriscono gli incendi, ma a scatenare le fiamme c'è anche la mano dei piromani. A Villa di Magione, Ponte della Pietra, Chiugiana, nei dintorni dell'ospedale Santa Maria della Misericordia, in pochi giorni sono andati in fumo ettari di boschi, terreni e campi coltivati. La mano che ha appiccato questi fuochi sembra essere la stessa. Il piromane o i piromani usano spesso tavolette di diavolina, come riferiscono gli investigatori, ma anche fiammiferi ammucchiati. Certo è che la scarsità delle piogge non fa che favorire il veloce propagarsi degli incendi. Grande il lavoro dei Canadair che pescano continuamente acqua dal lago Trasimeno, che sta andando in sofferenza anche per i continui prelievi. Il lavoro dei carabinieri di Cannara e Bettona, con il supporto dei colleghi della compagnia di Assisi, ha consentito nei giorni scorsi di individuare un piromane. Un 80enne di Cannara è stato denunciato con l'accusa di aver appiccato il fuoco ad un uliveto in zona Santa Lucia. Uno dei tanti incendi, molti dei quali dolosi, degli ultimi giorni. Restano da chiarire le motivazioni del gesto, anche se potrebbero essere legate allo stato psicologico del denunciato, che ora rischia da 3 a 7 anni di reclusione. E parliamo di giustizia. L'approvazione del decreto del Ministro della Giustizia Paola Severino comporta in Umbria la chiusura del Tribunale della Procura di Orvieto, oltre alla cancellazione di tante sedi decentrate dove si sta amministrando la giustizia. Vediamo di che si tratta. Il decreto del Ministro della Giustizia Paola Severino, inserito nei programmi di riduzione della spesa pubblica varati dal Governo Monti, farà sentire pesantemente i suoi effetti nella nostra regione, a causa della drastica cancellazione di tante sedi giudiziarie decentrate sul territorio. Visto che si tratta di un'ecatombe, è più facile dire cosa resterà. A regime, quando cioè il decreto verrà attuato definitivamente, la giustizia sarà amministrata in Umbria attraverso le procure della Repubblica, i tribunali e i giudici di pace residenti a Perugia, Spoleto e Terni, oltre ovviamente alla Corte d'Appello di Perugia. Il testo del decreto approvato in sede parlamentare cancella infatti la Procura della Repubblica e il Tribunale di Orvieto, oltre alle sedi distaccate dei tribunali e agli uffici del giudice di pace tuttora operanti in numerosi centri umbri. La decisione di accentrare fortemente l'amministrazione della giustizia ha trovato la prevedibile opposizione delle amministrazioni locali, colpite dai tagli, preoccupate soprattutto per i rischi di una giustizia sempre meno vicina al cittadino, più costosa e dai tempi inevitabilmente che si dilateranno sempre di più. Ricordiamo infine, come atto di civile protesta, la scelta del sindaco di Orvieto, Antonio Concina, di trasferire l'ufficio di primo cittadino della città del Duomo proprio davanti al tribunale, in un estremo tentativo di difesa di un'istituzione fortemente legata al suo territorio. Parliamo di trasporto e soprattutto di ricapitalizzazione della società Umbria TPL Umbria Mobilità a causa della profonda crisi finanziaria provocata dalla carenza di liquidità. Vediamo. Nel pieno di una pesantissima crisi finanziaria che ha acuito le relazioni con il personale a causa del ritardato pagamento di stipendi e quattordicesime, Umbria TPL e Mobilità, la società per azioni unica del trasporto pubblico regionale, ha assunto la decisione più efficace ed immediata per poter continuare la propria attività di servizio pubblico, e cioè l'aumento del capitale sociale. A ratificare la scelta del rafforzamento finanziario interno è stata l'Assemblea dei soci, convocata per affrontare l'estrema carenza di liquidità causata soprattutto da ingenti crediti non riscossi. In particolare si parla di oltre 40 milioni di euro vantate nei confronti del Comune di Roma e della Regione Lazio.
A dare il via alla ricapitalizzazione di Umbria Mobilità sarà comunque l'assemblea straordinaria convocata appositamente per varare un aumento di capitale non inferiore a 20 milioni di euro. In quella sede potranno così essere soddisfatte le intenzioni delle associazioni degli artigiani del trasporto pubblico regionale, orientate a partecipare al rafforzamento patrimoniale di Umbria Mobilità, ritenuto punto di riferimento insostituibile per la realtà del trasporto pubblico regionale. E veniamo alla pagina finanziaria con la odierna situazione di borsa. Dopo l'apertura debole sulla scia del segno negativo dalle piazze finanziarie asiatiche, le borse europee stanno recuperando con Piazza Affari attualmente maglia rosa per quanto riguarda l'Europa. Lo spread intanto scende fino a 442 punti, l'euro si stabilizza a 1,231 sul dollaro. Vediamo allora la situazione al momento con l'indice FTSE MIB di Milano più 0,64%, DAX di Francoforte più 0,22%, FT di Londra più 0,01% e CAC di Parigi più 0,09%. Per quanto riguarda la borsa di New York che aprirà quando da noi sarà pomeriggio, facciamo riferimento alla chiusura di venerdì con il Dow Jones a più 0,32 e il Nasdaq più 0,12. Ci trasferiamo a Torgiano, che ha ospitato il consueto appuntamento della notte di San Lorenzo. Gli ingredienti ormai sono noti, le stelle cadenti e il vino, il servizio di Paola Costantini. Sono state oltre 5.000 le presenze registrate nel corso della 14ª edizione di Calici di Stelle, il tradizionale evento dell'estate torgianese dedicato al buon vino, all'arte e alla musica, promosso dall'amministrazione comunale e dall'associazione Strada dei Vini del Cantico. Ad accogliere i visitatori c'era, oltre al primo cittadino Marcello Nasini, Valeria Fanini, assessore al turismo del comune di Torgiano. L'importanza e la risonanza dell'evento è stata possibile grazie all'apporto dei 13 comuni della Strada dei Vini del Cantico che ci hanno dato un grosso supporto, anche perché forse lo scopo più importante dell'evento non è solo la promozione del bere bene, del buon mangiare, ma anche delle culture e delle usanze di questi comuni che compongono l'Umbria, l'Umbria fatta di piccoli borghi, che si promuove proprio grazie a noi anche nel comune di Torgiano, quindi è un importante momento per tutti. Sono stati 27 gli stand allestiti con il contributo di 15 comuni umbri rappresentati da Proloco e ristoratori locali che hanno offerto i loro piatti tipici e 5 invece le postazioni riservate ai vini delle migliori produzioni enologiche del territorio fra DOC e DOCG delle cantine aderenti alla Strada dei Vini del Cantico. Grande apprezzamento poi è stato registrato per i momenti dedicati alla musica che hanno visto esibirsi nell'arco della serata la prestigiosa e coinvolgente City Rhythm Orchestra di Filadelfia, la band Quelli della Notte, il trio Bravo e gli allievi del maestro Ceroni. Stesso risultato è stato ottenuto con lo spazio che il cartellone ha destinato all'arte con le tante mostre pittoriche e scultoree fra il Museo del Vino, quello dell'Olio e dell'Olivo, il Palazzo Malizia e palazzi storici della città. E il vino ancora protagonista per un'altra capitale umbra. Si tratta di Montefalco, dove al termine dell'agosto montefalchese prenderà il via il Sagrantino Riders, l'abbinamento fra vino e moto. Vediamo. In giro nel comprensorio della strada del Sagrantino per conoscere le bellezze del territorio dove nasce il rinomato vino rosso made in Umbria tra le colline di Montefalco. Il tutto a bordo delle due ruote. È Sagrantino Riders, primo evento mototuristico che prende il nome dall'omonima associazione che lo organizza ed è in programma dal 7 al 9 settembre 2012 con partenza da Montefalco. La manifestazione si svolgerà tra le strade del Sagrantino, che è la peculiarità di queste zone. Il vino conosciuto in tutto il mondo che si unisce alla moto è un modo diverso di fare turismo. Una cosa importante che noi ci teniamo a dirlo è che questa manifestazione non è un moto raduno, ma è una riunione tra mototuristi. Sarebbero quelle persone che usano la moto per fare turismo. Tra
Tra le colline che circondano Montefalco, i partecipanti avranno l'occasione di conoscere le eccellenze enogastronomiche del territorio attraverso degustazioni, visite guidate e cene tipiche in taverna. Montefalco sarà, in ognuno dei 3 giorni, il punto di partenza dal quale i motociclisti si muoveranno per i percorsi che attraverseranno i comuni di Bevagna, Gualdo Cattaneo, Giano dell'Umbria e Castel Ritardi. Le iscrizioni sono aperte e per i primi 100 iscritti totali sarà fornita un'apposita card che permetterà di accedere gratuitamente al Museo Civico di San Francesco a Montefalco e di usufruire di sconti esclusivi per l'ingresso ad altri musei della zona. Elena Ballarani, TAF Channel News, Montefalco, Perugia. E passiamo al grande successo per l'evento clou di Fahrenheit, il cartellone dell'estate perugina. Si è trattato di Francesco De Gregori e del suo concerto in piazza 4 Novembre. Romano ha inondato il centro storico perugino per l'iniziativa più importante del cartellone di Fahrenheit, il concerto di Francesco De Gregori. Migliaia di persone hanno cantato ed ascoltato le note delle canzoni e delle musiche del cantautore romano. C'è un condensato della sua storia discografica nel Factory Tour, c'è l'ultima produzione, ma ci sono soprattutto i suoi capolavori, quei successi che hanno scritto pagine indelebili della musica italiana. C'è La donna a cannone, Buonanotte Fiorellino, c'è Rimmel. Con lui sul palco Stefano Parenti alla batteria, Alessandro Arianti al pianoforte, Alessandro Valle al pedal, steel guitar e al mandolino, Lucio Bardi e Paolo Giovenchi alle chitarre, lo storico capobanda Guido Guglielminetti al basso e Elena Cirillo al violino e voce. Il principe, il soprannome di De Gregori, ha brillato di luce propria nella Notte delle Stelle e Perugia si è inchinata a sua maestà. Visto l'incredibile successo della Notte di San Lorenzo, già si pensa al 2013, quando sul palco, in piazza 4 Novembre, arriverà Vinicio Capossela, come dichiara l'assessore al comune di Perugia, Andrea Cernicchi. La storia siamo noi padri e figli, siamo noi, bella ciao, che partiamo. La storia non è nascondigli. La Perugia a Corciano, per ricordare eventi di questa estate ricca di proposte, infatti è stato assegnato al Comune di Corciano un importante premio europeo. Vediamo di che si tratta nel servizio. Gli eventi del Corciano Festival 2012 hanno ospitato in piazza Coragino la cerimonia ufficiale della consegna di un prestigioso premio europeo al Comune di Corciano da parte di Axel Fischer, delegato dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa. Si tratta del premio Prix de l'Europe 2012, riconoscimento attribuito per le numerose e significative attività svolte dal Comune di Corciano nell'ambito del processo di costruzione dell'Europa dei popoli, finalizzate allo scambio e conoscenza delle tante diversità territoriali che costituiscono la vera ricchezza del nostro continente. Iniziative di gemellaggio, di incontro fra studenti, fra associazioni di volontariato, iniziative di cooperazione e lo sviluppo sostenute non soltanto dall'istituzione comunale ma anche dai cittadini e imprenditori, che come la costruzione di un ospedale in Malawi, la promozione delle adozioni a distanza del Comitato di Mantignana, il sostegno alla missione Caritas in Kosovo, aiuti per realizzare una panetteria in Congo, a Kinshasa. La diffusione di una cittadinanza consapevole e responsabile costituisce un pilastro irrinunciabile nell'ambito del lungo e a volte difficile cammino verso l'integrazione europea. 8 sono stati i comuni italiani che dalla nascita del premio nel 1955 hanno ricevuto tale attestato di merito. Il premio fu Palermo e l'ultimo nel 1995 Bologna. Una grande festa per questo prestigioso premio, le Prix dell'Europa, consegnato dal Consiglio d'Europa, non soltanto al sindaco e al comune di Corciano, ma all'intera comunità, che ha saputo dimostrare che un'Europa dei popoli è possibile in amicizia e con maggior solidarietà e coesione tra territori. La pagina sportiva si apre con la sonante vittoria casalinga del Perugia contro il Bari. 4-1 il risultato dell'incontro al Curi e così i grifoni passano il turno, come ci dice Paola Costantini.
Il Perugia gioca bene, vince per 4-1 contro il Bari, passa il turno in Team Cup, prossimo avversario il Livorno. I biancorossi trovano sulla loro strada ancora dei pugliesi dopo aver affrontato il Barletta e si confermano in ottima forma. Il Grifo parte bene e fa capire al Bari che non teme una compagine di categoria superiore. L'11 guidato da Battistini non riesce però a trovare la porta e la squadra di Torrente a portarsi in vantaggio al 42esimo del primo tempo con il gol di Albadoro. Il Perugia reagisce immediatamente, non dà il tempo agli avversari di godersi il risultato. È Clemente ad impattare un minuto dopo. Nella ripresa sono ancora i padroni di casa a fare la voce grossa e a gestire il gioco. Al 35esimo l'arbitro fischia un rigore per i biancorossi. L'ex Cepitelli rimedia anche il rosso e negli spogliatoi lo segue pure Caputo che protesta un po' troppo. Capitan Clemente però dal dischetto trova il palo e le squadre vanno ai supplementari. Nell'extra time con due uomini in più Battistini schiera Ciofani al posto di Anania e centra il cambio. Il nuovo entrato porta i suoi in vantaggio. A ribadire il successo la doppietta di Fabinho. Soddisfatto a fine gara il tecnico della Perugia Pierfrancesco Battistini. Mi è piaciuto di più lo spirito di sacrificio che tutti hanno messo. E noi abbiamo squadra tanti giocatori di qualità, se vogliamo avere la fortuna di farli giocare tutti insieme dobbiamo continuare come abbiamo fatto oggi, quindi con i grossi sacrifici degli attaccanti, degli esterni e la grossa applicazione ai mediani, oltre ovviamente ai difensori che fanno il ruolo molto bene. Quindi se continuerà, se ci sarà come impegno assoluto da parte di ogni singolo giocatore di essere a disposizione della squadra e se come stasera chi entra dalla panchina fa la differenza anche dal punto di vista numerico, credo che questa squadra abbia i mezzi per far bene. E cambiamo disciplina, passiamo al motociclismo. È entrato nel vivo il Moto Raduno Internazionale Giro dell'Umbria che proseguirà fino al 15 agosto, come ci dice Elena Ballarani. Sono oltre 450 ad oggi i motociclisti che stanno girando l'Umbria a bordo delle due ruote nel corso del Moto Raduno Internazionale Giro dell'Umbria organizzato dal motoclub Jarno Saarinen e le iscrizioni sono ancora aperte. L'evento, che si fregia del riconoscimento della Federazione Motociclistica Italiana come una delle grandi manifestazioni classiche del mototurismo, anche quest'anno propone itinerari alla scoperta delle bellezze dell'Umbria, percorrendo strade immerse nel verde e scoprendo zone spesso lontani dai soliti itinerari turistici. Questa mattina i centauri hanno visitato l'antiquarium di Baschi e fino a Ferragosto continueranno a girare per la nostra regione. Tra i partecipanti sono arrivati motociclisti dal nord del Belgio, dalla Repubblica Ceca, dalla Francia e ci sono anche ragazzi dall'Albania. Tra le curiosità, moto a tre ruote, perché il moto raduno è aperto proprio a tutti e c'è chi è arrivato anche con l'intera famiglia al seguito. E gli arrivi dei motociclisti sono sempre più numerosi, insomma. Andiamo al di là delle nostre aspettative. Le serate, anche le serate stanno diventando delle belle serate, aperte a tutti quelli che vogliono conoscere un bel mondo, il mondo del mototurismo. Di giorno in giro per l'Umbria e poi la sera l'aggregazione continua presso lo Jarno Village, dove in ogni serata vengono proposti menù a base di prodotti enogastronomici umbri e dove si alternano gruppi musicali di band del territorio. Elena Ballarani, TEF Channel News, Petrignano di Assisi, Perugia. Ed ora parliamo della Ternana Calcio che dopo aver passato il turno in Team Cup si gode il meritato riposo e intanto il calciomercato è sempre in fermento. Elena Ballarani. Dopo le quattro intense settimane di ritiro a Norcia e dopo l'ottimo esordio in Coppa Italia contro il Trapani per i giocatori della Ternana è arrivato il momento di una pausa, indispensabile per staccare la spina a livello fisico e mentale. Tre giorni fino a Ferragosto e da giovedì pomeriggio le fere si ritroveranno all'antistadio per preparare il terzo turno di Coppa contro il Cittadella. Dalla prima di Team Cup che i rossoverdi hanno disputato allo stadio Barbetti di Gubbio, schiacciando la formazione granata per 2-0, Toscano ha trovato le risposte e le conferme che cercava. Pur con una formazione obbligata, resa ancora più stretta dall'infortunio di Carcuro in fase di riscaldamento, la squadra si è dimostrata solida a livello mentale e tattico. La Ternana si ripresenta nel calcio che conta con le stesse caratteristiche che le avevano permesso di trionfare in Lega Pro, promettendo di poter giocare un ruolo da protagonista nella serie cadetta. A sostituire il metronomo è stato chiamato in causa il giovane promettente Fabio Ferrari, centrocampista del vivaio rossoverde dai piedi di
Buoni e dallo spiccato senso tattico. Ma dopo la partita al Barbetti sono emerse alcune situazioni dalle quali il direttore tecnico Vittorio Cozzella prenderà spunti di riflessione in chiave mercato. A cominciare dal reparto difensivo, dove la Ternana deve colmare il vuoto del terzo portiere e la tendenza è quella di andare su un under. Sempre in difesa, Toscano attende ancora il tanto atteso centrale. Tra Ferragosto e fine mese sono attesi in casa rossoverde almeno 5 innesti per rinforzare non solo la difesa ma anche l'attacco. Nel mirino Catellani, Paolucci, Falco e Giovannini. E con il servizio della Ternana si chiude questa prima edizione di TEF Channel News. Grazie a tutti per averci seguito. L'appuntamento alle prossime edizioni e buon proseguimento con i nostri programmi.